Bene, buongiorno a tutti. Allora, anche quest'anno abbiamo il nostro rapporto sul fumo 2012. Quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto come tema le interferenze dell'industria del tabacco per denunciare e contrastare i tentativi sempre più aggressivi dell'industria del tabacco di indebolire la Convenzione Quadro sul controllo del tabacco. E allora, per rimanere noi in tema, iniziamo questa nostra relazione del 2012 riprendendo il tema dell'OMS e parlando dell'attacco che in vari fronti ci accorgiamo arriva alla cultura antitabacco. E per esempio abbiamo apertura di sale dedicate ai fumatori in prestigiosi hotel e coffee bar in importanti città europee. Abbiamo alcuni importanti brand nel campo della moda che hanno autorizzato le case produttrici di sigarette di usare il proprio logo per creare pacchetti fashion, e non possiamo non ricordare a questo proposito che solo pochi anni fa le stesse case di moda avevano donato il loro logo a una campagna contro il tabagismo proprio coordinata dalla LIRT. In USA, ma non solo, abbiamo nuove serie televisive ambientate negli anni 50, dove i protagonisti sono sempre più collegati al tabacco: l'uomo di successo, la donna emancipata. E su internet è sempre più facile trovarsi a incontro a pubblicità di luoghi di vacanza per fumatori o addirittura luoghi di vacanza esclusivamente per fumatori, dove è vietato l'accesso ai non fumatori. Già 10 anni fa noi abbiamo studiato il ruolo della TV e quindi dei prodotti televisivi nelle presentare gli atti fumo come incentivi, e collegammo il 62% degli atti fumo che erano frequenti circa ogni 3 minuti con caratteristiche di positività di uomo o donna vincente ed eroe. Ora, a distanza di 10 anni, anche la letteratura scientifica internazionale di ottimo livello ci conferma che i ragazzi esposti a film con immagini relative al tabacco hanno un 73% di rischio in più di diventare dei fumatori. Ma se la TV potremmo dire è il male minore, poiché oggi abbiamo a combattere con dei nuovi media che sono molto pervasivi. E questo dato del 2010 ci dice che su un'analisi su 163 video che si trovano su YouTube, il 71% avevano dei contenuti pro tabacco, e ce n'era uno che era stato visitato oltre 2 milioni di volte. Ma la nostra indagine DOXA su questo argomento ci dice qualcosa interessante, perché alla popolazione a cui ci siamo riferiti e che naviga su internet, che un terzo di questa ci dice proprio che gli è capitato di vedere su internet o addirittura di ricevere via mail della pubblicità e delle proposte di acquisto di prodotti del tabacco. Ma abbiamo addirittura un 6%, una piccola percentuale ma indicativa, qui è capitato di ricevere in un contesto molto particolare, sono gli eventi sportivi e musicali, delle contatti sulle indagini o ricerche di mercato proprio sulle sigarette. Sappiamo tutti che tra le proposte di revisione dell'accordo quadro per la lotta contro il tabacco europea
E c'è diciamo, l'obiettivo anche di creare appunto dei pacchetti generici che dovrebbero in qualche modo allontanare l'appeal del fumatore. E in Australia, che è l'unico paese che lo ha diciamo, adottato, è stata anche vinta la causa contro il ricorso presentato dalle lobby del tabacco. Però diciamo, se noi chiediamo quanto la scelta di consumare una marca particolarmente diciamo particolare di sigarette dipende ecco, dalla tipologia del pacchetto e dalla sua diciamo grafica o colore, ci rendiamo conto che più dell'80% dice poco o per nulla, e quindi ci chiediamo se la percezione del condizionamento è realmente così bassa. Rispetto poi all'altra proposta vietare di rendere diciamo visibile il prodotto al consumatore e quindi diciamo di posizionarlo in un luogo non visibile, siamo assolutamente in alto mare, siamo in attesa, ma mentre attendiamo non raramente ci capita di trovarci per esempio in un bar dove al momento di pagare la consumazione abbiamo di fronte una pubblicità direi non visibile, direi plateale del prodotto. E allora abbiamo chiesto alla popolazione dello studio della Doxa, secondo lei l'industria del tabacco riesce a orientare, ostacolare le leggi che la danneggiano? Beh, il 55,4% ci risponde di sì, molto ad abbastanza. In quale modo? Beh, mediante sovvenzioni ai partiti o organizzando convegni in cui hanno esposto il loro punto di vista. Bene, passiamo al mercato quindi delle sigarette e chiaramente possiamo vedere come la Cina la fa da padrone sulla produzione di sigarette nel mondo e che ad esclusione dell'Europa e delle Americhe il resto del mondo è in aumento nella produzione di questi prodotti, particolarmente quindi vi dicevo la Cina. In Italia però la vendita di sigarette, che qui è rappresentata negli ultimi 14 anni, è in costante diminuzione e come potete vedere anche l'ultimo anno circa 1,8 punti percentuali, che se guardiamo l'andamento negli ultimi 6 anni arriva a una riduzione delle vendite di circa 8% del prodotto sigarette. In controtendenza la vendita invece dei trinciati, che vediamo continua ad aumentare, e appunto negli ultimi 6 anni è arrivata addirittura a un incremento del 260%. Non è certo in grado di tamponare completamente le perdite delle vendite di sigarette, però vediamo, come vediamo diciamo il valore finale lo attenua notevolmente. E diciamo le vendite riguardano, il calo delle vendite riguardano soprattutto diciamo i prodotti di fascia elevata, mentre quelle di fascia economica sono diciamo in aumento. L'Italia, nonostante diciamo questa diminuzione di vendite, rimane il secondo paese diciamo in Europa per questa realtà ed segue soltanto diciamo alla Germania, che è l'unico paese diciamo dei principali paesi studiati che diciamo l'andamento delle vendite è in aumento, e nonostante l'andamento dei prezzi in aumento in tutti i paesi sia chiaramente un deterrente, lo vediamo in particolare in Spagna dove l'incremento è stato molto notevole. Allora, veniamo ai dati dell'indagine Doxa che sono stati effettuati per conto dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con il quale condividiamo questa diciamo, giornata e questo lavoro sulla fotografia dei fumatori in Italia. Bene, i fumatori, abbiamo detto, sono 10,8 milioni, rappresentano il 20,8% della popolazione dai 14 anni in su, e di questi il 24,6% sono uomini, il 17,2% sono donne.
La fascia di età 25-44 anni è la fascia di età nella quale troviamo le maggiori prevalenze sia di fumatori che di fumatrici, mentre nella fascia di età oltre 65 anni troviamo le prevalenze minori sia di fumatori che di fumatrici. Le distribuzioni geografiche non evidenziano alcuna differenza significativa. Bene, questo è il dato, direi, oggi più significativo di questa giornata, che la vuole caratterizzare, ed è finalmente un trend che negli ultimi anni si era veramente stabilizzato e cronicizzato, di una diminuzione che abbiamo detto è di 1,9 punti percentuali, ma in particolare riguarda la diminuzione, direi, delle donne, che riducono di 2,4 punti percentuali rispetto all'1,4 degli uomini. Bene, è il valore, è la percentuale prevalenza di fumatori in Italia più bassa, la registrata dal 57, dal 1957, quando si fanno le analisi della DOCSA. E il dato forse più confortante è quello del 17,2% delle fumatrici che in qualche maniera, in maniera ottimistica vogliamo dire, torna ad avvicinarsi a quel 16,3% che nel 75 fu il primo picco e il primo veramente segnale di allarme del cambiamento di stile di vita intrapreso dalla popolazione femminile. Se guardiamo però gli andamenti divisi nelle fasce di età, il ragionamento si fa ancora più specifico, e possiamo vedere come mentre nella fascia di età 15-24 anni la diminuzione è veramente scarsa, 0,3%, nella fascia d'età 25-44 abbiamo addirittura un incremento del 0,7%, il grosso della diminuzione di questi fumatori in quest'ultimo anno si registra tra i 45-64 anni con il meno 3,4% e oltre i 65 del 4,3%. Evidentemente il ragionamento che ci suggeriscono questi dati è che tra i 15-24 anni si inizia a fumare, tra i 25-44 si consolida questa abitudine e soltanto dopo i 44 anni si intraprende il cammino della disossefazione e si arriva a diventare ex fumatori. I 65 anni fumatori, la percentuale diminuita è chiaramente dovuta certo a chi smette, mentre oltre il pacchetto di sigarette abbiamo la prevalenza maggiore di uomini. Interessante la fascia di età 15-24 anni, dove troviamo la maggiore prevalenza di fumatori che fumano meno di 15 sigarette al giorno e anche quella minore di chi fuma più di 25 sigarette al giorno. Si inizia a fumare all'età media di 17,3 anni, più o meno un anno di scostamento tra maschi e femmine, ma direi sostanzialmente che oltre il 76% inizia a fumare tra i 15 e i 20 anni. Il dato incoraggiante è che diminuisce la percentuale di chi inizia a fumare prima dei 15 anni, che in questi ultimi 4 anni ha visto una costante diminuzione, ora siamo arrivati al 13,3%. Si inizia a fumare e il principale motivo resta l'influenza degli amici che fumano, alle feste, con compagni di scuola, eccetera. E infatti è la prevalenza maggiore, l'influenza maggiore la ritroviamo proprio influenzato dagli amici, ma anche influenzato dal proprio partner nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Cosa e come si fuma? Bene, si fuma tutti i giorni, e oltre il 93% sono quindi fumatori cronici, sono dei veri fumatori, non sono fumatori occasionali. Si fuma chiaramente, prevalentemente, sigarette confezionate, ma vediamo quest'anno un dato importante, che si collega a quanto abbiamo detto sull'incremento delle vendite dei trinciati, è che quell'8,5% di sigarette fatte a mano. Chi sono i consumatori? Vediamo negli anni questa tipologia di consumo come si è consolidata e come è aumentata. Chi sono la tipologia del consumatore? Chiaramente sono più uomini che donne, e particolarmente i giovani, i giovanissimi. Fumano la maggior parte pacchetti da 20, e abbiamo una percentuale piccola, marginale, ma più femminile che maschile, di chi acquista e consuma pacchetti da 10. Vengono acquistate nella
diciamo quasi totalità dei casi comunque attraverso i canali di distribuzione normali, diciamo, quindi d'età bancaria. Non possiamo però quest'anno non parlare della crisi economica e rispetto a questo problema vediamo come diciamo, nonostante il 76,2% dei fumatori dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini in seguito alla crisi economica, quindi di fumare come prima, in realtà l'82,4% dei fumatori acquista sigarette che sono sotto i 5 euro e la spesa media settimanale, che è costantemente diminuita negli ultimi anni, è arrivata a 13,9 euro in 4 anni, è diminuita di 2,5 euro. Però la sigaretta è qualcosa di estremamente importante ed è, diciamo, nonostante la crisi economica, il bene al quale si rinuncia con più difficoltà ed è, diciamo, secondo soltanto alla ricarica del cellulare. Abbiamo sempre saputo, e ne avremo ora conferma, del fatto che fumare è una, diciamo, abitudine collettiva che in qualche maniera diciamo, ha un valore anche perché è condivisa. E infatti oltre il 67% dei fumatori ha oltre la metà degli amici che fumano, contro un 42,3% dei non fumatori. Ha oltre il 67% fumatore il proprio amico, un amico del cuore, che contro un 18,5% del non fumatore, così anche per, diciamo, le fumatrici. Una volta potevamo dire il fumo è un vizio e chiama vizio, ora non lo possiamo dire più, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha chiarito che il tabagismo non è un vizio, è una patologia, però allora potremmo dire che è una patologia che chiama altre patologie o altre dipendenze. E così vediamo che rispetto alla pratica dei giochi, tra i fumatori il 60% sono anche, diciamo, giocatori, e comunque la prevalenza di fumatori nei vari giochi come il poker, il bingo, il superenalotto, il gratta e vinci è sempre maggiore rispetto ai non fumatori. Rispetto alle estensioni dei divieti di fumare, vediamo che c'è una ottima, diciamo, predisposizione della popolazione generale a estenderlo alle auto con minori, ai cortili nelle scuole, alla guida, alle aree aperte agli ospedali, un pochino meno, diciamo, agli stadi, ai giardini e ai parchi. Ma come vedete, la stessa accordo la ritroviamo anche nei fumatori, seppure, diciamo, in prevalenze minori, ad eccezione, diciamo, degli stadi, i giardini e i parchi, dove veramente la prevalenza dei fumatori che sono favorevoli è veramente bassa. Nonostante, diciamo, l'81,4% degli italiani comprenda che fumare alla guida può aumentare il rischio di incidenti stradali e anche il 63% dei fumatori ne è consapevole, noi abbiamo un circa 56% di fumatori che fuma mentre guida l'automobile, e ne abbiamo una percentuale di questi, circa un 14%, che lo fa anche in presenza di minori. E abbiamo anche un 7,5% che riesce a fumare mentre guida un motociclo. Bene, nell'ultimo anno molto si è parlato anche del problema dell'inquinamento e del ruolo che hanno i mozziconi di sigarette, diciamo, come prodotto di scarica dei fumatori. Abbiamo fatto due conti rispetto ai dati che abbiamo quest'anno a disposizione, l'ultima nostra indagine, e possiamo dire allora che si producono 140 milioni di mozziconi al giorno per 51 miliardi all'anno, che è stato fatto un conto che circa il 37% della immondizia presente nel Mar Mediterraneo è rappresentata dai mozziconi di sigarette, che ci vogliono da 1 a 5 anni per renderle biodegradabili, che per molte amministrazioni hanno denunciato che viene triplicato il costo della pulizia delle strade, tanto da indurre alcune città, Varese è stata la prima città, a introdurre una multa di 100 euro.
molte altre città ci si sono, diciamo, accodate. E allora noi abbiamo chiesto alla popolazione studiata dall'indagine DOXA che cosa pensava, diciamo, rispetto all'introduzione di un'ammenda di 30 euro per chi getta mozziconi in terra. Beh, diciamo 84% degli italiani assolutamente favorevoli, sorprende, devo dire, il 64%, quindi il doppio dei contrari, che sono d'accordo, diciamo, anche i fumatori. Smettere di fumare. Bene, negli anni la percentuale dei fumatori che hanno tentato di smettere è diminuita, e così anche quest'anno. E diciamo, non stupisce, poiché se la, diciamo, oltre 80% dei fumatori hanno come principale motivo per smettere la motivazione legata alla salute o al pericolo comunque di ammalarsi, non sorprende, dicevo, che oltre il 78% non ha nessuna intenzione di smettere, almeno nei prossimi 6 mesi, poiché l'81,5% dei fumatori si ritiene in una, diciamo, autovalutazione dello stato di salute, in uno, diciamo, uno stato di salute tra il buono e l'ottimo, che è una prevalenza, vedete, addirittura superiore a quella del non fumatore. Quindi sto bene, non ho assolutamente bisogno di smettere. I tentativi di smettere senza successo nel 90% e più, insomma, dei casi sono stati, diciamo, fatti senza nessun tipo di supporto. Questo è il grido di allarme e di dolore che lanciamo un poco tutti gli anni. E nel 2012, come potete vedere, d'altra parte, solo il 4,1% dei fumatori ha chiesto aiuto al medico di famiglia, ma solo il 14%, una percentuale che vediamo negli anni che seguita a diminuire, ha ricevuto dal proprio medico di famiglia un consiglio spontaneo di smettere di fumare. D'altra parte, al 4% è capitato diciamo, che il proprio medico di famiglia gli parlasse dei centri antifumo. Centri antifumo la cui conoscenza, come potete vedere, è in ulteriore diminuzione. Una conoscenza, diciamo, quindi mancata di una struttura, di un servizio che sappiamo assolutamente efficace, mentre potete vedere la percentuale, oltre il 50%, che conosce un altro strumento, di cui evidentemente però si parla di più, e che è la sigaretta elettronica. Ne ha sentito parlare appunto il 52,4%, anche se non l'ha provata e non intende provarla. E abbiamo anche un 10% che ha, diciamo, a vantaggio o no, ha anche utilizzato libri che spiegano come smettere di fumare. E abbiamo anche, diciamo, però il piacere di dire che, insomma, un 16% della popolazione conosce l'osservatorio fumo, alcol e droga. E allora torniamo a parlare dei servizi, che sono lo strumento, sappiamo, più efficace che abbiamo oggi a disposizione. Sono 380 nel 2012, 85 la LILT, distribuiti molto, diciamo, bene ormai su tutto il territorio nazionale. Il problema è sempre, diciamo, quello della frequentazione, e quindi, diciamo, della sottocapacità di intervenire, in quanto il numero di utenti variano, diciamo, sono molto variabili da centro a centro, ma variano da 1 a 550, ma mediamente sono 86 utenti. Il grosso dei centri, la maggior parte dei centri, segue da 11 a 50 utenti l'anno, quindi un potenziale veramente non sfruttato. E negli ultimi giorni di maggio, diciamo, abbiamo eseguito un'indagine online con i centri antifumo e per sentire la loro, diciamo, il grido di allarme sulle problematiche che li affliggono, ma anche per avere un riscontro sulle possibilità di intervento. Hanno risposto circa il 44% dei centri e nella quasi totalità hanno risposto direttamente i responsabili, e centri hanno risposto che hanno la storia più lunga. Bene, cosa è venuto fuori in linea molto sintetica? Che le problematiche principalmente non risolte nella maggior parte dei casi riguardano le risorse economiche,
e il personale dedicato. Mentre diciamo quelle maggiormente risolte riguardano il sistema di valutazione informatizzato e anche la capacità di offrire interventi efficaci. Rimane controversa, in alcuni casi diciamo risolto, in molti altri no, il problema del riconoscimento istituzionale, della formazione e delle equipe multidisciplinare. Qual è le azioni chiaramente che emerge ritenuta estremamente molto efficace per facilitare il lavoro dei centri antifumo? Chiaramente la sensibilizzazione del personale sanitario, in pratica i medici di medicina generale, a effettuare invii e a seguire l'inserimento delle prestazioni nei LEA. Altri strumenti riguardano gli aggiornamenti delle linee guida, la definizione degli standard, gli eventi di formazione. Gli strumenti che il nostro osservatorio fornisce, abbiamo piacere di vedere che sono utilizzati sempre o spesso, e sono le linee guida cliniche, tutto il materiale di sensibilizzazione, il nostro rapporto annuale fumo, che da domani sarà anche quest'anno, e questo che vi sto presentando è disponibile sul sito, e naturalmente il sito internet. Il censimento e l'aggiornamento che noi svolgiamo tutti gli anni, anche quest'anno diciamo è stato realizzato, è, come vedete, nel 90% dei casi ritenuto molto, abbastanza o moltissimo diciamo utile per dare visibilità ai centri antifumo. La guida ai servizi sanitari è oggi qui disponibile in cartaceo, ma è anche scaricabile dal nostro sito, e con questo io voglio ringraziare tutto il mio reparto, che senza il quale diciamo tutto il lavoro che viene svolto dall'osservatorio non sarebbe possibile. E se mi permettete ultima brevissima cosa, in particolare ringraziamento a Giordano Carosi, perché è l'ultimo giorno che lavora in questo reparto, cambia lavoro, a lui tanti auguri. Se volete accomodare, grazie.